Deve dimettere o no, come ha fatto durante la campagna elettorale. Tante volte l'ha interpellata la piazza. Allora, questa non è una decisione che io stavolta posso affidare alla piazza. Ci sono elementi oggi che, al di là della decisione della piazza, poi c'è una continuità e c'è una prosecuzione che non è legata a un momento istantaneo. La decisione ne ha fatto una votazione e si chiude lì. Qua c'è una fase lunga che ovviamente richiede, intanto ribadisco, una sintonia necessaria e obbligatoria, poi anche da parte mia la serenità che questa sintonia mi possa portare a poter risolvere le questioni, perché qui non basta denunziarle, come faremo, qui bisogna anche risolverle, perché la fase delle denunzie pubbliche e quant'altro possono avere un senso nel comunicare, ma alla comunicazione poi si deve passare alle soluzioni. Allora sembra di capire che non si Chiaro? dimette però il 30. Se il Consiglio Comunale non mi rende sereno su questo, i segnali io li devo vedere anche principalmente il regolamento, non è percorso che io posso intraprendere senza un Consiglio Comunale Dalla tua che è in parte. sintonia, non lo voglio dalla mia parte, lo voglio semplicemente in sintonia con i principi che ho posto, che sono certezza dei tempi sui procedimenti, perché qua ci saranno almeno una ventina di delibere da affrontare subito, tutte concatenate. E francamente la non comprensione, ecco perché io ho già chiesto al Presidente del Consiglio, prima che lo facesse in gennaio, ho parlato già al Presidente del Consiglio e ho chiesto che è urgente che si faccia una seduta sul contenuto della relazione inizio mandato, che ora diventa la roadmap. E prima che si faccia questa seduta, io ho chiesto, prima di andarmene, perché mi era stata posta la questione eventualmente di invertire le Sì. cose, ho detto di no. Io prima di affrontare il percorso della relazione di inizio mandato desidero avere chiarezza e quindi la certezza che le questioni che abbiamo poste sono diventate regola per tutti. Diversamente non ha senso che io inizi il percorso di spiegazione all'interno del Consiglio Comunale di una relazione di inizio mandato, che spiegherò alla comunità il 30 e che da quel punto se la possono anche ritirare alla segreteria lunedì. È emerso che il scorso consiglio aveva discusso per 17 volte in commissione le modifiche al regolamento comunale e non le aveva mai mandate in consiglio per la discussione sostanziale per l'approvazione. Ho saputo questa cosa, poi mi è stata comunicata. Ovviamente le modifiche del consiglio comunale sono volte proprio a evitare questo tipo di stallo, questo tipo di impasse. Una situazione del genere lei ovviamente non la tollererà. Assolutamente, sulle questioni da noi proposte, no. Ed è qui il nodo della questione. Siccome è conclamato che il Consiglio Comunale può legittimamente, tra virgolette, sotto il profilo regolamentare, paralizzare l'attività di un'amministrazione. E io questo non me lo posso permettere, né io né la città. Quindi sulle nostre iniziative, regole chiare, sulle iniziative del Consiglio Comunale possono fare ritengo più opportuno. Lo scorso Consiglio Comunale ha proposto 800 emendamenti alla delibera sull'isola pedonale, Isola pedonale. che poi è stata ritirata dal proponente proprio per l'impossibilità di discuterla in aula. E ha tenuto un anno e mezzo in commissione, senza mai discuterla, la delibera salva colline. Un commento su Così, questo? così con quello che noi abbiamo posto come tema, non è possibile. Puoi presentare anche 1.000 emendamenti in commissione, ma te li devi discutere entro quel termine. Come facciamo noi in Parlamento? Noi quando io non sono l'esempio dell'ostruzionismo parlamentare, però quando iniziamo le discussioni delle migliaia di emendamenti che ho presentato, si inizia e si sta pure 10 giorni, notte e giorno, fino a quando non si chiude. Questo è il tema. Quindi nessuno può impedire al Consiglio Comunale di fare gli emendamenti, ma c'è un termine entro il quale si discutono, si approvano, si bocciano e poi la cosa che diventa importante è che non mi presenti 1.000 emendamenti.
commissione mi ripresenta il Consiglio Comunale. Questo era uno dei, certo, dei punti fermi. Soprattutto delle... quelli che sono poi ostruzionistici oppure inammissibili, perché spesso si presentano emendamenti per presentare e perdere tempo anche sull'inammissibilità. Quindi sono dei profili che mettono il Consiglio Comunale e lo responsabilizzano, permetto di dire, su quello che è un fattore che in questo palazzo non è mai stato preso nella giusta considerazione, il tempo. Per me è fondamentale ed è fondamentale per tutti i percorsi che dobbiamo fare per la città. Cioè, pensate che noi scattano dalla... sono scattati già, comunque, perché al di là di quando io deposito, se devo domani, un giorno di ritardo, i documenti sono arrivati anche in ritardo da parte dei dipartimenti, scattano 60 giorni per decidere sulla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario. Ma la decisione non significa decido se lo tocco o non lo tocco. La decisione significa che vanno messi in atto prima tutta una serie di atti, di provvedimenti che rendono credibile là il piano di rimodulazione, il piano di riequilibrio per come modificato, che è il problema che ha questo piano di riequilibrio. A proposito di piano di riequilibrio, lei oggi ha pubblicato un documento secondo cui ci sarebbero, vado a memoria, non mi ricordo se 35-52 milioni di euro di scostamento rispetto alla previsione di 90 milioni. È sempre dell'avviso di volerlo, di voler riproporre il piano di equilibrio a 20 anni? Diamoci chiaramente, lo dice il Collegio delle Televisioni dei Conti, il quale mi allega anche la documentazione a supporto e mi dice che c'è una differenza negativa per mancati accantonamenti di euro 51.662.836,70. Quindi non si tratta delle cosiddette giustificazioni del deludere. Oltre al collegio lo dice il ragioniere generale, che ha fatto tutta una sua indagine e il risultato è stato questo che io ho già comunicato. Quindi cosa può fare il Consiglio Comunale? Queste diventano le questioni, dopodiché questa è la tabella del piano di riequilibrio. Oltre il 60-70% di queste voci sono fasulle e oggi è conclamato dagli accertamenti fatti. Chiaro? Quindi questo qualcuno dovrà rispondere. Ogni voce di questo ha un'attività istruttoria enorme. Quindi se non c'è un Consiglio Comunale, mi permetto di dire, all'altezza ora di affrontare questo tipo di situazione, io